sanguinoso, cruento, l'incontro, scontro cruento tra Giovanni Paolo II e Fatima, perché questo scontro, incontro avviene il 13 maggio 1981, quando il Papa, proprio nell'anniversario della prima apparizione della Madonna, viene sparato. Si attenta alla sua vita. Un terrorista turco vuole ucciderlo, Ali Agca. E quindi dopo secoli il sangue ritorna a scorrere sul Colle Vaticano. E ancora una volta, questa volta come sempre, il Colle Vaticano diventa crocevia di storie. E quindi un papa viene ferito e si ferma sulla soglia della morte. In quel momento Giovanni Paolo II interpreta questo avvenimento come un segno per sé, quasi come un richiamo alla Chiesa ad ascoltare l'appello di Fatima. E questo perché, cari fratelli e sorelle? Perché come diceva Suor Lucia in una sua famosa intervista, che poi fu subito sconfessata, eccetera, che fece il giro del mondo. Il padre Fuentes la intervistò a sorpresa, ma probabilmente non fu gradita la sua intervista. Lei la rinnegò, questa la smentì, però insomma, gli addetti ai lavori sanno che è un'intervista autentica. Lei diceva che purtroppo nessuno ha dato retta a quello che la Madonna ha detto, né i buoni né i cattivi. Dice, i buoni hanno continuato a fare i buoni, a fare i bravi, più che i buoni, e camminano per la loro strada. I cattivi non si sono convertiti. Dice, gli appelli della Madonna non sono stati ascoltati. E invece Giovanni Paolo II sente come quell'attentato alla sua persona, il Papa ferito nella carne, come un richiamo alla Chiesa intera. E quindi comincia a impuntarsi. Io ho parlato, ma me lo confermava anche Padre Luigi oggi, che è anche addentro alle sacre cose, insomma, ai sacri palazzi è stato addentro, no? Quando lavorava alla Congregazione per le cause dei Santi a Roma. A un certo punto il Papa dice, dobbiamo ascoltare quello che la Madonna chiede, la consacrazione del mondo. E una mattina si riunisce a fare la colazione con tutti i teologi, i massimi mariologi del mondo. E che cosa succede? Succede che tutti i teologi sono un po' contrariati. A un certo punto lui sbatte i pugni, me l'ha detto un teologo mariologo, padre De Fiores, l'ho sentito de visu proprio da lui. Di audito. De audito, ma lui faceva anche i gesti, quindi anche devi de audito, e quindi lui sbatte i pugni: se la Madonna ha chiesto questa cosa, io la farò con il vostro consenso e senza il vostro consenso, perché il Papa sono io, sono solo, ma sono il Papa. E allora lui questa consacrazione l'ha fatta nell'84, eccetera. Poi c'è tutta la discussione per i palati più delicati che amano le cose deliziose proprio della mistica. Attenzione, deliziose non bizzotte. Allora, perché c'è tutta una discussione su che cos'è questo benedetto segreto di Fatima, terzo segreto di Fatima, che è stato un po' il tormentone del XX secolo. E probabilmente con la luce definitiva su questo terzo segreto di Fatima ci è venuta dopo la morte di Suor Lucia, quando sono usciti degli scritti inediti suoi, probabilmente ancora altri non sono stati pubblicati, non solo, ma si riesce a capire che cos'è il segreto di Fatima tenendo conto della comparazione tra diverse fonti, tra diverse rivelazioni anche private, approvate dalla Chiesa sempre, no? E
E allora che cos'è questo terzo segreto di Fatima? Io mi sforzo di riuscire a capirlo, ma a me ha sempre, vi dicevo, il filo mariano, no? Ma a me ha sempre, da quando ero in seminario, ha sempre appassionato. Io ero seminarista e una volta andai a chiedere a Monsignor Vairo, arcivescovo di Potenza, persona coltissima, che si era ritirato in pensione in seminario. Ma nei primi tempi, sempre con la voce, no? Solenne, stridula, parlava cronometrato ogni predica 3 quarti d'ora, che erano un'illuminazione ma anche una penitenza, perché insomma tutte e due le cose erano una lezione, un'illuminazione e una penitenza. Ebbene, che cosa disse Monsignor Vairo? Disse così che durante il concilio, lui parlava così, durante il concilio si diceva con insistenza che il terzo segreto di Fatima fosse, Monsignor, non può darsi pure, non lo so, adesso lo dico, mi faccio una pulce, la perdita della fede a motivo della corruzione delle anime sacerdotali. E quindi questo è un aspetto, e che questo sarebbe un aspetto anche terribilmente più grave di qualsiasi guerra o cataclisma che noi possiamo immaginare, perché come diceva il cardinale Koenig, che è stato grande lettore di Giovanni Paolo II, arcivescovo di Vienna, la perdita della fede di un intero continente, cioè dell'Europa, è un disastro immane. E quando la Madonna dice che in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, questo lascia presupporre che in altre nazioni, ecco, questo dogma si sarebbe perduto. Attenzione alla precisione della dizione. La Madonna non dice si conserverà sempre la fede, ma si conserverà sempre il dogma della fede, è diverso. Perché può darsi pure che in altre parti si conserverà una qualche forma di fede, ma non sarà il dogma della fede, cioè la fede precisa, la fede deposito, tesoro tramandato dagli apostoli. No, proprio nella seconda lettura di oggi ascoltavamo l'apostolo delle genti che diceva: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, è risorto il terzo giorno, secondo le scritture. Io vi ho consegnato ciò che a mia volta ho ricevuto. Do qui quod recepi. Fermo restando che, insomma, cambiano gli interlocutori, fermo restando che cambiano i linguaggi, però nella sostanza, do qui quod recepi. Noi dobbiamo docere. Quod recepimus. La fede non ce l'inventiamo noi, la fede la riceviamo. Il tesoro, il deposito della fede è come una staffetta che passa attraverso di noi, ma ci viene data e noi dobbiamo darla agli altri. Naturalmente non è esterna a noi, è con la vita, prima ancora che con le parole che si testimonia la fede. Bene, allora non vi trattengo più, chi vuole lo può prendere e andiamo a ascoltare il Papa che parla a che tempo che fa. Grazie a tutti.